Buon sabato a tutti voi e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TEF Channel, telegiornale dell'Umbria, che apriamo con due episodi di cronaca. Il primo ci porta a Foligno, dove una donna ha minacciato di morte e danneggiato l'auto di un uomo che le aveva offerto una temporanea ospitalità presso la propria abitazione. La donna di 50 anni, indagata in passato per rapina, evasione e reati contro la persona ed anche in materia di sostanze stupefacenti, è stata arrestata dalla polizia a Foligno in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalle GIP presso il tribunale di Spoleto. Dovrà rispondere adesso di stalking e danneggiamento. L'altro episodio ci porta invece a Spoleto, dove un uomo di 41 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, perché ha tentato di superare i controlli del tribunale spoletino accedendo con un coltello a forma di carta di credito, come vediamo dalla immagine. Dai controlli al metal detector è emersa la presenza di questo coltello a serramanico molto particolare, a forma di carta di credito, perciò facilmente occultabile. L'uomo si è giustificato dichiarando di essere un falegname e di utilizzare il coltello per motivi professionali. Ha poi raccontato che si era recato in tribunale per partecipare ad un procedimento civile e per distrazione aveva portato con sé il coltello. Cambiamo adesso argomento, perché è stato riscontrato a Roma un caso di peste suina e quindi Confagricoltura Umbria chiede subito di mettere in sicurezza la regione tramite delle misure preventive che dicono da Confagricoltura, chiedono da anni. Il nuovo caso di peste suina a Roma, con il ritrovamento di un cinghiale infetto nel parco dell'Insugherata, è secondo Confagricoltura la dimostrazione che non sono state messe in atto le misure preventive necessarie richieste da anni. Quello della capitale è il comune agricolo più grande d'Europa e, logicamente, l'eccedenza della popolazione dei cinghiali, che scorrazzano liberi anche in città, ha amplificato il rischio di trasmissione della malattia, con focolai di peste suina africana sui cinghiali sempre più frequenti anche in altre regioni. Un pericolo quindi anche per la vicina Umbria, ma al momento non è stato fortunatamente segnalato alcun caso nella nostra regione. Ma non bisogna abbassare la guardia e per questo, afferma il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, ora il nostro obiettivo prioritario è quello di salvaguardare gli allevamenti e i prodotti come le eccellenze della norcineria, perché è grosso il rischio che corrono. Per Confagricoltura occorre quindi agire immediatamente su due fronti. Innanzitutto bisogna riportare senza indugi la popolazione dei cinghiali ad un livello compatibile con le diverse aree, procedendo subito ad effettuare azioni di depopolamento. È anche necessario poi prevenire la diffusione, prevedendo ulteriori sostegni agli agricoltori per aumentare la biosicurezza negli allevamenti. Da sempre, conclude Rossi, chiediamo di liberalizzare la caccia senza più settori e di rivedere zone vocate e non vocate e togliere quelle non vocate dal controllo delle squadre e procedere con la completa eradicazione. Nella giornata di ieri la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha incontrato insieme all'assessore Enrico Melasecchi il ministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile Enrico Giovannini. Una giornata importante per il nuovo quadro infrastrutturale dell'Umbria, ha detto la presidente, l'avvio di opere come il nodo di Perugia fino alla Pievaiola, il potenziamento della Foligno-Terontola anche con le nuove stazioni ferroviarie di Colle Strade d'Ellera, ma anche l'alta velocità di Medio Etruria e la Tre Valli, ora appare molto più vicino. L'Umbria, ha aggiunto la presidente Tesei, deve essere unita nel conseguire un risultato storico e ad oggi essenziale come questo. Ed è entrata in vigore venerdì la nuova ordinanza del comune di Perugia, che impone una serie di restrizioni a proposito della vendita e del consumo di bevande nella zona di Fontivegge e del centro storico. Il provvedimento, simile a quello adottato anche negli scorsi anni, rimarrà in vigore fino alle 31 di ottobre. In particolare viene imposto il divieto di vendita da asporto di bevande in vetro o lattina dalle ore 20 alle ore 6 ai titolari di distributori automatici e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, così come avviene già per tutti gli altri tipi di negozi. Per quanto riguarda la sola area di Fontivegge, dalle 18 alle 6, divieto di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato. In un primo momento era stata inserita anche l'area del centro storico, un errore materiale secondo il comune, che nel frattempo aveva già pubblicato l'ordinanza, poi ritirata nel corso della giornata di giovedì. Per chi sgarra sono previste multe fino a 450 euro. E adesso andiamo a Città di Castello, dove entro il 2026 sarà realizzata la nuova scuola Dante Alighieri.
Finanziati quasi 10 milioni di euro per la costruzione della nuova scuola Dante Alighieri di Città di Castello entro il 2026, i fondi provenienti dal PNRR saranno destinati alla demolizione e ricostruzione del sito scolastico e permetteranno di mettere a disposizione delle nuove generazioni di studenti ambienti sicuri, moderni e sostenibili. La proposta progettuale degli uffici tecnici del Comune Tifernate è rientrata tra le 5 che nella regione beneficeranno dei fondi del PNRR, finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nell'ambito del programma Futura, la scuola per l'Italia di domani, che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile e sicura. La nuova Dante Alighieri sarà un complesso scolastico di circa 4.000 metri quadrati che sorgerà nell'attuale sede del quartiere Latina e ospiterà oltre 300 studenti in ambienti per la didattica pensati per offrire servizi a minori e adulti, con una palestra che garantirà la pratica di più discipline sportive anche in orari extrascolastici. Saranno impiegati i più moderni sistemi di dissipazione sismica per garantire la massima sicurezza anche in caso di eventi importanti e saranno adottate le soluzioni che permetteranno un elevato comfort climatico con la minimizzazione dei consumi energetici. Il finanziamento per la realizzazione dell'istituto secondario di primo grado fa seguito a quello da 5 milioni di euro per 9 interventi di rigenerazione urbana a valere sui fondi del PNRR ottenuto nei mesi scorsi. Presentata l'edizione 2022 di Caccia Village, la manifestazione sulla caccia e sul tiro in programma ad Umbria Fiere di Bastia dalle 13 alle 15 maggio. A proposito di questo ci andiamo a sentire le parole dell'organizzatore Andrea Castellani, del sindaco di Bastia Paola Lungarotti, del presidente nazionale FIVAT Luciano Rossi e del vicepresidente della regione Umbria Roberto Morroni. Torniamo finalmente dopo 3 anni con questa 10ª edizione di Caccia Village. È un'edizione, da un punto di vista espositivo, sarà la più completa possibile. Verranno aziende da tutta Europa, abbiamo raggiunto 220 operatori, torneranno le linee di tiro a 200 metri dalla fiera, dove sarà possibile provare i fucili e dove sarà anche possibile vedere i grandi spettacoli del Caccia Village con i due fenomeni del tiro dinamico, Raniero Testa e Davide De Carolis. Avremo una sezione nuova dedicata al cibo selvaggio, dove faremo dei cookie show con degli chef stellati e scopriremo insieme le caratteristiche della selvaggina e della cacciagione. Poi ci saranno tantissime attività legate alla formazione, agli educational nel mondo venatorio. C'è tantissimo, è una fiera estremamente completa quest'anno, quindi vi aspettiamo numerosi. Questo attrattore che da eventi, da fiere, quali il Caccia Village, poi permette e alimenta un ulteriore rafforzamento dell'attività turistica, se vogliamo, ricettiva, alberghiera, quindi di un territorio dove ne beneficia tutto, perché poi la regione nostra è così piccola che volendo dal centro fieristico, effettuata la visita al Caccia Village, ci possiamo spostare in luoghi veramente di grande valore culturale, storico, artistico e religioso. La nostra federazione è presente, sarà al suo fianco con i nostri istruttori, con i nostri ufficiali di gara, invitando il mondo degli appassionati della ruralità, dell'aria aperta, dello sport, in particolare quelle delle discipline con le armi sportive come le nostre, che è la pratica sportiva più sicura che c'è in Italia. Siamo felici come regione di salutare il ritorno di questo grande evento al quale parteciperemo con molto interesse. Saranno delle giornate dedicate anche all'approfondimento, al confronto su tematiche importanti e di significato per il mondo della caccia. L'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia investe sul progetto Teca Digitale, un progetto che servirà a creare un database fruibile da tutti con 10.000 pezzi tra disegni, incisioni e carte d'archivio. L'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia punta a realizzare la Teca Digitale, un grande progetto che consentirà di digitalizzare una cospicua parte del patrimonio. 10.000 pezzi tra disegni, incisioni e carte d'archivio conservati dall'antica istituzione perugina. Un obiettivo che si concretizzerà grazie all'assegnazione del contributo finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia tramite il bando Arte, Attività e Beni Culturali, Digitalizzazione dei Beni Culturali.
Generali 2021. A tal fine vengono messe a disposizione due borse di studio post laurea della durata di 14 mesi. L'obiettivo del progetto è quello di creare un database accessibile a tutti. La digitalizzazione del materiale sarà accompagnata da un lavoro di schedatura che valorizzerà il patrimonio dell'Accademia, promuovendone la conoscenza anche tra il grande pubblico e richiamando quindi interesse turistico. La teca digitale accessibile nel web fornirà infatti un contatto tra il cultore dell'arte, professionista o turista che sia, con il patrimonio del territorio, aprendo anche una possibile risposta a situazioni di emergenza come la recente pandemia. Per la realizzazione del progetto, che avrà la durata di 2 anni, ci si avvarrà di uno scanner ad alta definizione per l'acquisizione dei documenti, oltre che delle competenze informatiche, storiche e artistiche, presenti in 2 diversi dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia, partner sostenitore dell'iniziativa. Rimaniamo a Perugia. Questa mattina all'Istituto Fermi si è svolto il congresso di Bruma Group a proposito di malattie del sonno. Allora noi ci andiamo a sentire le parole della dottoressa Rita Ledonne, già direttore dell'unità di pneumologia dell'ospedale di Rieti. È coinvolta in questo, la medicina del sonno chiaramente ha interesse solo cardiorespiratorio oramai da più di 20 anni. Noi abbiamo, il nostro laboratorio del sonno è stato aperto alla fine degli anni 90. Perché i disturbi del sonno e soprattutto i disturbi respiratori del sonno? Perché oltre ad essere un problema serio per quanto riguarda la vigilanza o comunque i fattori cognitivi durante il giorno, i disturbi del sonno, la deprivazione di sonno, l'insufficienza respiratoria che può comparire durante la notte o per apnee ostruttive o centrali o per ipoventilazione, pensiamo all'obesità grave, implicano delle complicanze di tutto l'organismo estremamente importanti, complicanze cardiovascolari, dalle aritmie, fibrillazione atriale, asistolie, ipertensione resistente alla terapia, complicanze metaboliche, peggioramento, aumento del rischio del diabete e complicanze appunto di tutto l'organismo. Il disturbo respiratorio più importante del sonno per quanto riguarda la prevalenza sono senza dubbio le apnee ostruttive del sonno. Ma quanta popolazione interessano? Beh, è stata fatta una stima recente, una prevalenza in 16 paesi del mondo, e in Italia la prevalenza di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, è intorno al 20% della popolazione e per le forme moderate e gravi del 12%. Quindi stiamo parlando di milioni di persone che sono a rischio di gravi patologie non solo del sonno, ma cardiache, metaboliche, eccetera. Lanciato il video del nuovo singolo della cantautrice tifernate Gypsy Fiorucci, si chiama L'anima grida, e le riprese sono state fatte presso Villa Graziani a San Giustino. Molte cose da raccontare chiuse dentro di te. Se piangi sono lacrime amare, tu conosci perché. Ha il sapore di un film d'altri tempi il suggestivo video del singolo L'anima grida della cantautrice umbra Gypsy Fiorucci. La maestosa Villa Graziani a San Giustino ha fatto da sfondo misterioso ed elegante del video, realizzato dalla casa di produzione cinematografica White Rose Pictures. L'artista originaria di Città di Castello, in questo suo progetto, ha voluto fortemente valorizzare una delle bellezze più importanti e significative del patrimonio artistico e culturale dell'Umbria. Gypsy, nel video, indossa abiti dipinti a mano e cammina nel bosco in solitudine, nell'intima ricerca di una connessione tra il sé interiore e quello esteriore, quasi a voler riscoprire quella verità e quell'essenza di natura di cui siamo fatti e da cui tutto ha origine, ma che spesso dimentichiamo o trascuriamo. Dal mondo resti dentro di te.
Attraversando le stanze lussuose ed impolverate della villa, l'artista Tifernati impersonifica un'anima venuta a visitare spazi abbandonati e senza vita, che dal momento in cui vengono sollevate le lenzuola bianche che ricoprono vecchi armadi e statue, è come se riprendessero vita improvvisamente e non fossero più luoghi dimenticati dal tempo e dalla memoria. Metafora questa di come gli angoli più nascosti del nostro essere e i ricordi dell'anima che custodiamo e che rimangono sopiti possono riaffiorare in ogni momento, quando meno ce lo aspettiamo, proprio come in un déjà vu. L'anima grida dentro di te, va tutto bene, se credi a me. E noi ci ritroviamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile, basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer, passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri, con assistenza limitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Lo staff del Salone Franca Provò di Perugia, Centro Commerciale Emisfero, vi dà il benvenuto. Vieni a trascorrere un momento di relax e lasciati coccolare dai nostri parrucchieri, sempre pronti con passione e cordialità a valorizzare ogni giorno la tua bellezza. Con professionalità e creatività, lo staff Franca Provò ti presenta attraverso le sue collezioni tagli femminili e glamour ed esclusivi servizi di colorazione per esaltare la bellezza dei tuoi capelli. Ti aspettiamo a Perugia, presso il Centro Commerciale Emisfero. Pizzeria Ristorante Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi, vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Maghera. Vi aspettiamo a Perugia, in via Pietro Soriano. Pagina sportiva che apriamo con il calcio e con la grande impresa che ha permesso alle Perugia di battere 1-0 il Monza grazie al gol di Ferrarini e quindi conquistare i play-off. Adesso i biancorossi affronteranno il Brescia sabato 14 maggio al Rigamonti, ma andiamo a rivivere le emozioni della serata di ieri. È stata una partita secondo me bella. Chi non è venuto si è perso uno spettacolo. Anche di sport, di emozioni. Il Perugia si ama sempre a prescindere. Oggi il Perugia è nei playoff. Allora noi ci alleniamo per vincere i playoff, chiaramente. Noi ci alleniamo per andare in Serie A. Quello è l'obiettivo. Quello è l'obiettivo. Non è che noi ci alleniamo da domani mattina per vincere, ma non a discorsi.
è logico che questa squadra in questo momento ha qualche problema dovuto a qualche infortunio, qualche situazione, un paio di ginocchi. Questo dovremo valutarlo, ma questa squadra è fatta da uomini che io riconosco tali, più che calciatori a volte. E ne ero convinto, guardandoli ieri, che avremmo fatto una grande partita. E poi è stato un grande press, lo voglio dire qui. Press mercoledì ci ha portato tutti a cena. È stato un grande. È merito anche della società, perché ci è stata vicina in una giornata, in una settimana difficile. Noi abbiamo fatto, una volta raggiunto, noi sono venuto qua, l'obiettivo era la salvezza. Parliamoci chiaro. Mi è stato dato anche dell'ipocrita in diverse situazioni, perché parlavo di salvezza. Mi sono anche sentito offeso, perché non è questa la strada per costruire un percorso di una città, di una tifoseria e di una società. Una volta raggiunta la salvezza abbiamo detto chiaramente: vogliamo i playoff. Oggi siamo entrati dentro i playoff e io dico chiaramente: giocheremo playoff per vincere e per andare in Serie A. Chiaramente, io non sono, dico le cose come stanno, chiaramente dirette, e da domani lavoriamo per vincere. Si è concluso invece con una sconfitta il campionato della Ternana. Le Fere concludono quindi la stagione al 10° posto della classifica con 54 punti. Allora noi ci andiamo a sentire le parole di Proietti nel post Ascoli Ternana. Sì, in primo tempo siamo andati in difficoltà, però eravamo partiti bene nel secondo tempo, poi ci siamo tra virgolette fatti un mezzo gol da soli e da lì poi è stato tutto più complicato, la partita ci è scivolata via. Però, come hai detto tu, noi ci eravamo premessi di fare una buona partita, cercando di andare a scavare anche nelle energie e tutto, però purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo perso anche meritatamente. È stato anche qualche contrasto duro al centrocampo, è stata battaglia vera, soprattutto nel primo tempo. Sì, perché comunque, cioè, te l'ho detto, noi volevamo fare, siamo venuti per fare la partita e quindi l'abbiamo fatta sotto quel punto di vista. Poi magari nei dettagli, come hai detto tu, siamo venuti magari un po' meno. C'è qualche rammarico, visto il vostro momento di forma, per non aver centrato i playoff, considerato anche che ai playoff ci andrà il Perugia, squadra che voi avete battuto pochi giorni fa? Sì, però il rammarico non è delle ultime partite, dai, a parte il pareggio col Frosinone a 5 secondi dalla fine, abbiamo fatto penso il massimo che si poteva fare ultimamente. E magari nel girone d'andata, all'inizio del girone di ritorno, abbiamo lasciato dei punti per strada che sono quelli che ci sarebbero serviti per centrare l'obiettivo dei playoff, che penso che potesse essere la nostra portata. Bello spettacolo anche sugli spalti, tanti tifosi bianconeri ma anche tifosi rossoverdi si sono fatti sentire. Sì, è stata una bella partita con tanta gente. Verso fine anno gli stadi si riempiono sempre di più ed è bello, è un peccato che non sia così sempre dall'inizio, però è normale, arriva anche il caldo e gli obiettivi quelli importanti. Andiamo a vedere allora tutti i verdetti di questa Serie B con la classifica dopo la 38esima giornata, con il Lecce che ha vinto il campionato con 71 punti e quindi conquistato la promozione in Serie A al pari della Cremonese che ha concluso al secondo posto a quota 69 punti. Pisa e Monza hanno invece conquistato l'accesso al secondo turno dei playoff, turno invece preliminare playoff che vedrà giocare contro Brescia, Perugia ed Ascoli Benevento. In fondo alla classifica invece sono retrocesse in Serie C Alessandria, Crotone e Pordenone, play-out che invece vedrà coinvolte Cosenza e Vicenza. Dalla Serie B alla Serie C, perché il Gubbio dopo l'eliminazione dai playoff ha chiuso la stagione e quindi per il patrono notario e per tutto lo staff societario è già tempo di pensare al futuro. Intanto da Pescara arrivano voci proprio di un interessamento della società abruzzese nei confronti di Vincenzo Torrente.
Con il pareggio di Pescara è andata in archivio la stagione 2021-2022 del Gubbio, con i rossoblù eliminati dai playoff dopo una prestazione di alto livello all'Adriatico. C'è rammarico per aver sprecato il doppio vantaggio, ma come ha sottolineato il tecnico Vincenzo Torrente, il bilancio della stagione rimane estremamente positivo. Torrente, che ha risposto così ai microfoni di Rete 8 alla domanda sulle voci di un interessamento del Pescara nei suoi confronti. Ah, mi fa piacere. Io in passato sono stato vicino al Pescara nel 2013, ci fu un incontro con Repetto, allora direttore sportivo, poi le cose fecero un'altra scelta, se non sbaglio, con Marino. Adesso, in questi giorni. Mi fa piacere, perché ritengo Pescara una grande piazza dove hanno visto calcio importante, quindi mi fa piacere. Proprio di futuro si dovrà cominciare a parlare nei prossimi giorni. Dopo un campionato chiuso al settimo posto, la società dovrà capire come fare un ulteriore salto di qualità per puntare a qualcosa di importante la prossima stagione. Insomma, a Gubbio il futuro comincia adesso. E adesso spazio al volley, perché domani al Palla Barton andrà in scena il terzo atto della serie finale playoff scudetto tra la Sir Perugia e la Cucine Lube. Civitanova, fischio d'inizio alle ore 18, Perugia sotto 0-2, può solo vincere per allungare il discorso. Se si impone Civitanova invece, la questione per il tricolore si chiuderebbe. Palla Barton che sarà ancora gremito con i sirmaniaci e tutti i tifosi bianconeri che cercheranno di spingere dagli spalti per aiutare i ragazzi a restare in serie. Nicola Gerbic e i suoi giocatori hanno svolto le canoniche sedute di lavoro di avvicinamento alla partita. Lo staff tecnico ha dedicato attenzione alle problematiche di ordine tecnico e tattico riscontrate nelle prime due sfide contro la Lube, ma ha anche posto attenzione su questioni di natura più mentale e motivazionali. I Block Devils sono spalle al muro, è necessaria una partita di alto livello tecnico ma anche di tanto cuore, come la squadra ha tante volte dimostrato di saper fare. Non dovrebbero esserci modifiche ai sestetti di partenza. Perugia che inizierà con Giannelli in regia, Riklicki opposto, Ricci e Solè al centro, Leone Anderson in posto 4 e Colaci libero. Civitanova che risponderà invece con De Cecco in regia, Zaisev opposto, Simone Danzani centrali, Lucarelli e Jant schiacciatori e Balaso libero. Ed era questa l'ultima notizia per quanto riguarda le telegiornali dell'Umbria di TEF Channel. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.